cosa significa per lei questa giornata, per il Centro Padel Nostro, per il Partito del Calcio e per i padelitani? Ma per me personalmente è la continuazione, è il coronamento di un impegno che da 20 anni vede i volontari del Centro, la gente di Brancaccio, tendere verso questa giornata. L'abbiamo aspettato con tanto ardore, finalmente si realizza il sogno. Ma il sogno non era tanto vedere Padre Puglisi beato, ma tanto vedere la sua opera realizzata. Avere realizzato quelli che sono i sogni di Puglisi, quello è il momento più bello della nostra vita. Oggi coroniamo un percorso che dopo 20 anni ci vede tutti arrivare a questo traguardo. Una giornata che tanti siciliani aspettavano già da giorni. Tu che cosa provi? Diciamo che mi hanno insegnato ad apprezzare questa figura di Padre Puglisi fin da quando ero piccola, quindi quando ho saputo che ci sarebbe stata questa cerimonia ho fatto quasi salti di gioia, perché è comunque una figura importante per tutta Palermo, insomma è una figura molto apprezzata, molto, forse è stata anche un po' messa da parte negli ultimi anni, però era molto importante anche questo segnale positivo nei suoi confronti. Nome e cognome? Giulia Trapani. Una giornata speciale per tutti i siciliani, lei che cosa ne pensa? Io ne penso che io lavoro, c'è un'attività, oggi ho sospeso di lavorare per venire a fare questa festa, perché per me è una cosa meravigliosa, che Dio mi ha dato tanto aiuto e rispetto sempre a Dio, e oggi per noi è una festa grandissima per Padre Puglisi. Una giornata speciale per ricordare un personaggio ancora più speciale, Padre Pino Puglisi. Cosa provi? Allora, provo una immensa gioia, una grande emozione, perché sin da quando è venuto il Papa e anche lui ha ricordato la sua figura, ho desiderato ardentemente che fosse indetta la sua beatificazione successivamente, soprattutto ecco, per noi giovani di Palermo. Lui ci ha mandato un grande segnale, ha creduto in noi attraverso ecco, anche i ragazzi più lontani, e questo deve spingerci a un cambiamento e deve spingerci ecco, a imitarlo. Intanto penso che sia una giornata veramente speciale, anche perché Padre Pino Puglisi ha donato il suo essere uomo, semplice, generoso, e è importante per la provincia di Palermo. Io non ho avuto il piacere di conoscerlo, però è stata una persona che ha lasciato un segnale veramente bellissimo. Una giornata speciale per ricordare Padre Pino Puglisi. Perché è importante per voi questa figura? Perché Padre Puglisi ha portato la pace in un paese pieno di mafia. E Palermo come può diventare diversa grazie al suo esempio? Grazie a persone che come lui credono nella pace nel mondo. Una giornata speciale per ricordare un uomo speciale, Padre Pino Puglisi. Tu cosa provi? Oggi senza dubbio c'è una gioia infinita, è gioia penso quello che si prova per le strade, ma la cosa più importante è che oggi a ricordare Padre Pino Puglisi ci sono i ragazzi di Brancaccio, i ragazzi non solo di Brancaccio, ma penso di tutta la Sicilia, ed è per loro che continuiamo a lavorare. Una giornata speciale per tutti i palermitani, soprattutto per ricordare la figura di Padre Pino Puglisi. Voi cosa provate? Come cristiani ci sentiamo assolutamente impegnati nella testimonianza, come eredi della testimonianza cristiana del Padre. Qui stiamo fornendo una risposta importante a quanti pensano di noi che siamo un popolo un po' negativo, ma al di là di questo l'universalità della fede cattolica ci porta a riflettere su quello che significa donare la vita, donarla per gli altri e gioire nell'amore di Dio che è dono per ciascuno di noi. Una giornata speciale per ricordare Don Pino Puglisi. Chi era per lei Don Pino Puglisi? Per me Pino Puglisi, anche se non l'ho conosciuto direttamente, era una persona che veramente credeva quello che professava, un cristiano non a parole ma nei fatti,
E oggi per la Chiesa è un momento eccezionale, perché la Chiesa festeggia un martire, anche nei nostri giorni ci possono essere i martiri, e credo che la presenza di tutta questa gente lo confermi. Secondo lei per tutti è una giornata speciale o per qualcuno non vale niente? Per noi facciamo parte di una corale e lo è, perché per noi Padre Pino Puglisi è un simbolo positivo per la nostra terra, la Sicilia. Per qualcun altro forse è soltanto curiosità o fenomeno o voglia di stare all'aperto, ma io credo che, voglio essere ottimista, credo che l'80% delle persone che sono qui siano animate da un vero sentimento di fede.